Degustazioni, visite ai frantoi, mostre, concerti, mercatini e percorsi verdi da svolgere sia a piedi che in sella alla bicicletta. Soffia sulle 40 candeline, la mostra mercato dell'olio e dell'oliva di Cartoceto, il borgo antico capofila dell'unica DOP olearia delle Marche, che dal 2014 ha scelto di vestire un format festivaliero per celebrare il suo oro verde. Quest'anno la manifestazione organizzata dal Comune e dalla Proloco ospiterà nei primi due fine settimana di novembre un percorso articolato tra enogastronomia, arte, natura e musica. Oltre a partecipare a laboratori didattici e raggiungere le 14 osterie dislocate nel centro storico, a partire da Piazza Garibaldi i visitatori potranno incontrare produttori di olio, vini, conserve e formaggi dedicandosi ad acquisti a chilometri zero. È un appuntamento molto importante quello di quest'anno per il compleanno di cui lei parlava prima, che è partito lo scorso 17 di settembre e trova il suo momento più importante, l'apice, durante questi due weekend di novembre, cioè il 5, il 6, il 12, il 13 di novembre. E quindi è ovvio che rivolgiamo un invito a venirci a trovare a Cartoceto, non soltanto per assaggiare, per immergersi in questo percorso sensoriale che caratterizzerà il borgo storico marchigiano in questi due weekend, ma anche per deliziarsi rispetto a tutte quelle iniziative culturali, artistiche, musicali e per tutti gli approfondimenti anche che ci saranno da un punto di vista storico, artistico, appunto in questi due weekend che caratterizzeranno Cartoceto DOP il Festival, la 40ª mostra mercato dell'olio e dell'oliva. Molto atteso a Cartoceto DOP il Festival è l'omaggio ad un grande fotografo recentemente scomparso. Verrà infatti riallestita la mostra intitolata Strade di Cartoceto, racconti fotografici di Mario Dondero. Fra gli appuntamenti da non perdere anche i concerti di John De Leo, Peppe Servillo, Mario Venuti e la voce jazz 2016 Emilia Zamuner. La prevendita di biglietti è disponibile su ciaotickets.com. Sì, il Teatro del Trionfo anche quest'anno è la vera e propria culla culturale e artistica della manifestazione. E sono confermate alcune partnership culturali che abbiamo già instaurato un paio di anni fa con l'Accademia di Belle Arti d'Urbino, il Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro. Quest'anno avremo inoltre la novità della collaborazione con la Fondazione Rossini di Pesaro, che ci donerà alcuni partiti e spartiture rossiniane in originale che verranno appunto esposte nel Teatro del Trionfo. Novità per i concerti della domenica: inauguriamo quest'anno una rassegna che si chiama Cartoceto Doc Jazz and Wine. Per i possessori dei biglietti dei concerti sarà possibile degustare prima del concerto anche un calice di vino grazie alla collaborazione con AIS di Pesaro e con le cantine del territorio di Cartoceto. Anche quest'anno la Camera di Commercio non fa mancare il suo sostegno grazie al patrocinio. Sì, addirittura siamo nella sede della Camera di Commercio per la conferenza stampa di presentazione di questa manifestazione, perché viene presentato un prodotto che è unico nella nostra regione e anche a livello nazionale. L'olio DOP di Cartoceto, dell'area di Cartoceto, perché sono 5 comuni che fanno parte di quest'area, è uno dei migliori oli che ci siano sul territorio nazionale. Credo che ormai siamo giunti a conclusione di questo iter e che a breve la regione darà la risposta positiva. E io davvero mi auguro che questo possa dare un grosso contributo ai coltivatori, ai produttori di olio, ma soprattutto anche al comune di Cartoceto, perché se lo merita, fanno un'iniziativa, anche il sindaco Rossi sta facendo delle cose importanti con grande impegno e anche con grande intelligenza, e questo sicuramente va a favore della collettività.